Per questa serie di partite e partiti, cominciamo dai partiti, cominciamo da Mario Monti. Monti ha detto nella sua full immersion recentissima televisiva, a proposito delle liberalizzazioni, ha detto, mi pare dall'Annunziata, ha detto che tutto sommato non gli va di parlare delle agenzie di rating, perché è come parlare dell'arbitro dopo che la partita si è persa. Beh, a parte che non è di grande auspicio l'idea che si sia persa la partita, ma comunque, a parte questo, il problema di considerare le agenzie di rating come l'arbitro indiscutibile, inoppugnabile, si presta ad alcune considerazioni, diciamo così, laterali. Intanto non è detto che gli arbitri siano inappuntabili. Prendete Inter-Lazio. Inter-Lazio di ieri sera è stata una partita interessante, in cui la Lazio ha giocato benissimo, molto meglio dell'Inter per una larga parte della partita, ed è stata penalizzata certamente dall'arbitro, tal Rizzoli, un nome nomen, un cognome interessante. E allora come la mettiamo? Figuratevi l'allenatore della Lazio Raia, che vedendo come è andata a finire non si mette a parlare di quello che ha fatto l'arbitro, e infatti si è messo a parlare di quello che ha fatto l'arbitro. Poi è stato anche sfortunato, l'Inter ha un allenatore bravo come Ranieri e devo dire anche fortunato a sua volta, lo si è visto, ma insomma certo l'arbitro ha inciso parecchio. E di arbitri che incidono parecchio nelle vicende calcistiche ne troviamo tanti. Ieri, per esempio, in una partita che non riscuote l'interesse di prima pagina, come Lecce-Chievo, l'arbitro Mazzoleni non ha dato un rigore al Chievo, che è una cosa incredibile, è davvero una cosa da grammatica, da scuola elementare dell'arbitraggio. Non l'ha data semplicemente per non accollarsi alla responsabilità di darla. Quindi, da un certo punto di vista, tutto questo dovrebbe servire per dire a Monti: no, se le agenzie di rating sono sospette, anche se fanno parte dell'ambiente che ha prodotto questo governo di tecnici, di professori, di precettori, beh, insomma, forse è il caso di parlare anche delle agenzie di rating, anche dell'arbitro. E non c'è una procura, la procura di Trani, che sta indagando per vedere come funziona l'agenzia di rating, se è tutto regolare. E allora la procura lo fa per conto suo, e forse Monti lo potrebbe fare da un altro punto di vista. Detto questo, torniamo al calcio giocato. Il calcio giocato ci ha dato un campione d'inverno, la Juventus, imbattuta, e fa molto effetto che nessuno sia riuscito a battere la Juventus in tutti questi mesi. Vediamo se regge, perché poi hai visto mai che dovesse reggere? Sembra, diciamo così, poco probabile che regga nell'imbattibilità, mentre è più che probabile che regga fino in fondo per giocarsi lo scudetto. È una delle due favorite al momento, la Juventus e il Milan. Però anche la storia dell'imbattibilità ha un suo fascino. Quanto durerà ancora? E da quanto tempo non c'era una squadra che teneva l'imbattibilità così a lungo? Io ricordo negli anni 70, alla fine degli anni 70, il famoso Perugia e i Castagnier, che rimase imbattuto per tutto l'anno, per tutto il campionato, e non vinse lo scudetto, lo vinse il Milan. Però insomma si favoleggiò di questo Perugia imbattuto, che pareggiava spesso, però non perdeva mai, e arrivò secondo. Insomma, adesso vediamo che succede con la Juventus, visto che si conclude anche il calciomercato, e nel frattempo, mentre parliamo, magari si è rinforzata un altro pochino. Il Milan è quella corazzata, stavo per dire quella nave da crociera, ma insomma non, di questi tempi non è la cosa, l'espressione non riuscirebbe felice. E il Milan è quella che ha è la società che ha la dirigenza migliore, perché noi possiamo pensare, dobbiamo pensare forse il peggio di Berlusconi per tutto il resto, ma insomma Galliani, il suo vice, se ne intende, sa come far girare una squadra, questo bisogna riconoscerlo. Dietro di loro poi c'è l'Udinese, che è ancora un miracolo, perché regge bene, ha meno pressioni e tutto sommato sa Guidolin come far giocare la squadra. E poi a scalare vediamo l'Inter, la Lazio e tutto il resto, fino in fondo alla Fiorentina. In fondo non in termini di graduatoria, ma in termini, diciamo così, di rapporto fra investimenti, attese della città, diciamo arie che si dà la proprietà, squadra che si vede in campo, insomma. Fiorentina purtroppo è quello che è al momento. Fra le cose della giornata, forse quello che ha fatto più impressione, che ha umanizzato di più,
il calcio italiano di ieri è stata la partita dell'ora di pranzo, perché durante l'intervallo di Bologna-Parma hanno avvisato il giocatore del Parma Morrone che il figlio molto piccolo di alcuni mesi stava male in ospedale, e quindi l'hanno autorizzato a mollare lo stadio e a recarsi di corsa a vedere come stava. Poi è andato tutto bene. Perché lo racconto? Perché tutto sommato ogni tanto qualcuno ragiona e rimette a posto in una scala logica le priorità. Il Parma l'ha fatto, spero che, diciamo così, anche sul piano calcistico tutto ciò, oltre a essere una cosa giusta e un messaggio giusto per gli altri, porti fortuna al Parma. Staremo a vedere.